Non sono d'accordo su quello che hai detto per quanto riguarda la squadra appannata, perché io, tolta la partita contro la Lupa Roma, dove la squadra è stata appannata, io credo che col Benevento contro il Savoia stesso in casa, la squadra ha fatto prestazione, ha fatto quello che doveva fare. È vero, è mancato il gol, però si è proposta molto, ha fatto più volume rispetto agli avversari e quindi, ripeto, tranne la partita con la Lupa Roma, la squadra ha fatto bene. Per quanto riguarda Floriano, mi auguro che questa cosa qui non abbia ripercussioni sul morale. Floriano per noi è un giocatore importante e quindi spero che lui sia più sereno possibile. La squadra credo che l'abbia messo nelle condizioni di lasciarsi alle spalle quello che è successo e quindi mi aspetto da lui una grande prestazione domani. Grazie. Mister, a centrocampo un paio di Branzani, Quadri e Allegretti, tutti i titolari in avvio di stagione prima dell'arrivo di De Rose. Come si sopperisce a questo? Era anche con un cambio di modulo? Non lo so, potrebbe essere una soluzione. Abbiamo comunque Palazzolo, De Rose, Venitucci e Gemignani, che giocheranno quattro giocatori per tre maglie, quindi abbiamo visto più soluzioni. Ripeto, avrà probabilmente la possibilità anche chi ha giocato un po' meno, starà a lui, tra virgolette, sfruttarla. Invece a sinistra abbiamo visto in settimana Quattro in se non subito durante gara, perché comunque sta facendo abbastanza bene, quindi anche lui avrà le sue possibilità, però devo dire che rispetto alla gara dopo la Lupa Roma bisognava fare attente riflessioni, dopo la gara del Benevento devo dire che la prestazione è stata buona, quindi non si può, credo, bocciare dal punto di vista della qualità della prestazione nessuno. Io credo che si debba attenersi più alle qualità tattiche che domani saranno importanti. Invece, mister, per quanto riguarda l'attacco, è una squadra che non riesce a trovare le reti in questi ultimi incontri. Su cosa avete lavorato? Perché la squadra riesce ad avvicinarsi all'area, manca forse la cattiveria? È difficile da allenare questa cosa qui, nel senso che siamo andati probabilmente a ricercare più la conclusione, però io credo che gli attaccanti vivano di momenti. Ripeto, come mi auguro che da un momento all'altro questi ragazzi, uno Biancolino ritrovi la miglior condizione in modo da avere un minutaggio adeguato, e l'altro Fall che purtroppo per lui e per noi quelle 4-5 occasioni importanti che ha avuto fino adesso, che si è trovato davanti alla porta, per un motivo o per l'altro non sono andate dentro, e questo è un pochino... forse è la differenza un pochino che c'è stata fino adesso, soprattutto nelle ultime quattro partite. Sul capitolo invece mercato, visto se ci sono questi due giocatori in prova, Danti e Traoré, che valutazione ha fatto? Sono due buoni giocatori, c'è da valutare bene le caratteristiche, perché entrambi non sono prime punte, però è anche vero che adesso dal mercato degli svincolati, per quel che riguarda le prime punte, considerato il Barletta, c'è veramente poco. Alcuni ci hanno così hanno preso del tempo, quindi bisogna fare delle attente riflessioni, soprattutto vedere lo stato di forma e quello che ci possono dare. Comunque devo dire che per chi per caratteristiche e chi per altre sono due buoni giocatori. A breve, sì. Massimo entro settimana prossima. Invece, sempre restando sul mercato, ci sono stati dei rumors su un presunto ritorno delle reti, ma senza toccare il singolo, diciamo, cercate anche un centrocampista o là lei crede che Barletta sia completo? Ma il Barletta ha sei centrocampisti e quindi per adesso non
non c'è questa ipotesi. Per quanto riguarda il clima, si va da fronte alla Caserta, anche in casa Sinqui ha fatto due vittorie, una sconfitta sempre di misura, sempre per 1-0. Che tipo di avversario si aspetta? Lucci ha fatto molta pretattica in settimana con amiche ore in famiglia, ha fatto giocare molti giovani, che tipo di avversario si aspetta? Io l'ho viste tutte e quattro le partite, la Casertana è una squadra fisica che è molto intensa e in casa tende a avere il pallino del gioco. Quindi noi dovremmo essere bravi a gestire questa cosa qui, intanto determinati e pronti, a andare a cercarci gli spazi e soprattutto a essere bravi a non lasciare gli spazi a loro, perché loro hanno 3 o 4 giocatori che in fase di ripartenza, soprattutto i due davanti, Sissé, Diakité, gente soprattutto che li può mandare, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere molto bravi. Però mi aspetto la Casertana di sempre. Loro in casa hanno, come hai detto tu, hanno vinto 2 volte, hanno pareggiato 1 e hanno perso 1, sempre con risultati di misura. E quindi questo vuol dire che comunque sono sempre in palla, ne sono sempre in partita, e questo, gliel'ho detto ai ragazzi, dovrà essere una cosa che dovremo tenere conto.